Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questo tutorial ci occuperemo di sincronizzare il Fatherport 16 Production Controller della Presonus con Pro Tools. Per prima cosa spengiamo il Fatherport, riaccendiamolo tenendo premuto i due pulsanti in alto a sinistra di Select per entrare nella modalità di setup. Selezioniamo il quinto pulsante HUI e facciamo exit. Dopodiché lanciamo Pro Tools, nel caso specifico Pro Tools 12.7. Creiamo una nuova song, scegliamo le frequenze di campionamento e siamo pronti per aggiungere le tracce. Immettiamo 16 tracce mono, dopodiché andiamo a configurare Pro Tools con il Fatherport. Selezioniamo dalla menu Setup, Peripherals. All'interno di MIDI Controllers scegliamo HUI. Dovremo crearne due perché il protocollo HUI prevede soltanto 8 canali, come abbiamo già visto anche nel tutorial con Cubase. Receive From e Send To verranno selezionati nello stesso device, quindi avremo Presonus Fatherport 16 porta 1, lo stesso nel Send. Faremo la stessa cosa anche nel secondo slot, selezionando questa volta porta 2 nell'input e nell'output. Facciamo ok e adesso il nostro Fatherport è immediatamente sincronizzato con Pro Tools. Portiamo nella finestra di mixer per vedere già assegnati tutti i canali come abbiamo visto. Il protocollo HUI non è configurato perfettamente come anche il protocollo MEGI con i comandi che noi vediamo qui all'interno, per cui dovremmo segnarci da qualche parte i corrispettivi controllers. Preparerò poi una scheda comparativa più avanti da poter scaricare liberamente. Vediamo come funziona. Creiamo dei bus, aggiungiamoli. Aggiungiamo anche dei plugin. Ho aggiunto dei plugin nei primi ingressi, quindi nell'ingresso 1 ho aggiunto un equalizzatore, un compressore, un de-esser. Ho inserito anche due bus secondari e un altro plugin sul canale 2. Vediamo come utilizzarli all'interno di Pro Tools. Clicchiamo su plugin, ad esempio, e con Shift Select selezioniamo i plugin che a noi interessa modificare. Quindi premiamo Shift canale 1 e cliccando su VCA potremo aprire il plugin che troviamo qui all'interno. Come possiamo vedere, accediamo rapidamente ad alcuni parametri all'interno del plugin. I fader controllano altre posizioni. Stesso discorso, se vogliamo accedere al secondo plugin, clicchiamo su 2 e passiamo alle Q. Mentre tutti gli altri controlli rimangono invariati, torniamo su Tracks, possiamo ovviamente far funzionare la modalità solo in mute, avremo la possibilità di armare le tracce e quindi procedere con il record alla registrazione. Play, iniziamo a registrare. Stop, nell'arrangiamento le tracce registrate. Togliamo la modalità Arm, andiamo su Sends e potremo anche in questo caso, ritornando sul mixer, qui in alto ovviamente troveremo Send A, B, C, D e E. Possiamo selezionare e quindi manipolare. Il pulsante Bus nasconde la Transport Bar. Il pulsante VI nasconde il mixer. Tornando nell'Edit Plugin avremo la possibilità di muovere ovviamente i parametri all'interno del plugin, come abbiamo già visto anche in altri tutorial, attraverso Bypass. Qui a sinistra lì mutiamo. Chiudiamo il plugin, vediamo anche quest'altro parametro, quindi audio porta avanti la finestra di mixer, VI la nasconde. All, il setup della sessione, VCA porta avanti il plugin che abbiamo selezionato. I comandi del controller rimangono invariati, quindi avremo zoom, scroll all'interno della finestra e channels per muoverci all'interno dei canali. Farò poi un PDF più dettagliato riguardante tutte le combinazioni dei tasti. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!